Ma la casa interna non la devi buttare, è che questa è prima casa. Sta l'intesa che vicino a strada. Dopo le tragiche demolizioni di case di prima necessità avvenute ultimamente a Quarto, Ischia e Procida, stavolta lo Stato sceglie il comune di Casal di Principe per accanirsi, giammai nei confronti della grossa speculazione edilizia affaristica e in odore di camorra, ma contro due famiglie di umili lavoratori sull'orlo dello stato di indigenza e per cui queste abitazioni rappresentano tutta la loro ricchezza e nelle cui quattro mura ci sono cementificati i sacrifici, le privazioni e le sofferenze di una vita intera. Assurda. Infatti, per il 2 settembre è prevista la demolizione della casa di mamma Rita, papà Aniello e dei piccoli Tommaso e Luciano e quella di papà Luigi, mamma Maria e dei loro bambini Angelo e Jacopo, che saranno sbattuti per strada senza alcuna umana pietà. Ma possibile che tra tanti immobili della grossa speculazione edilizia che hanno sfregiato e distrutto coste e colline della nostra regione, lo Stato si diverta sempre solo ad abbattere le case della povera gente costretta ad edificare senza licenza edilizia dalle istituzioni da adempienti e in un periodo storico in cui tutti ti rassicuravano che solo così potevi costruirti la casa e che non sarebbe mai successo nulla. Il 2000, diciamo, abbiamo fatto, diciamo, stiamo iniziando a fare le case, abbiamo fatto lo scavo. E poi da questo scavo ci sono venuti a fermare i carabinieri, i vigili e tutto il resto. E ci siamo fermati. Poi dopo 5-6 mesi siamo andati sul comune di Casal di Principe e ci hanno detto andate avanti, noi per qua che non succede niente. E noi siamo andati avanti di questa cosa qua. Poi nel 2005 ci è arrivata una carta di abbattimento. Qui, a Casal di Principe, oltre alla solidarietà del Comitato Cittadino contro gli abbattimenti e del coordinamento dei comitati a difesa del diritto alla casa della Regione Campania, è straordinario l'impegno del sindaco anticamorra Renato Natale, il quale da mesi sta cercando in tutti i modi di trovare un'alternativa abitativa per queste due famiglie e sarà pronto anche ad autodenunciarsi se non riuscirà a trovare una soluzione, come ha affermato davanti alle nostre telecamere. Cosa succederà il 2 settembre? Allo stato attuale, con l'ultimo ordine della Procura, che fino ad ora siamo riusciti ad ottenere una serie di dilazioni, perché questa cosa doveva finire già ad aprile, poi c'è stato rinviato, poi è stato ancora rinviato. Speravamo che fosse rinviato fino a che non fossero pronte le due abitazioni alternative, ma è arrivata questa nota della Procura che ci dice che improrogabilmente il 2 settembre è la data ultima. Abbiamo ridotto il danno se facciamo questo, ma dato che questo io non riuscirò a farlo entro il 2 settembre, vuol dire che io non sarò in grado di ottemperare all'ordine della magistratura, incorrendo nel reato previsto da alcune code dal codice penale, che è il reato di mancata osservanza di una sentenza o di un ordine del magistrato. Quindi commetterò questo reato, mi autodenuncerò qualche giorno prima perché non sono stato in grado di poter ottemperare a quello che è un ordine della magistratura. Onore al sindaco ambientalista ed anticamorra di Casal di Principe Roberto Natale, che per la prima volta rispetto a tutti i primi cittadini annuncia di autodenunciarsi nel momento in cui non dovesse trovare un'alternativa abitativa per le famiglie lavoratrici degli stabile. Una posizione forte, netta, chiara, a difesa del diritto alla casa che sempre e comunque lo Stato dovrebbe garantire. Una posizione forte che bene farebbero anche i sindaci dell'isola di Ischia a prendere in considerazione e in vista dei prossimi sciagurati abbattimenti di prime case di necessità da assumere.